Rosolina Mare, Senatona, perché c'è un concerto. Creedence Clearwater Revived. Tempi e ritmi in organizzazione hanno portato a questo bellissimo concerto. Ricordiamo che domani o dopodomani sono al Pala Geox a Padova. Dopodomani a Geox, l'Arena Live. Un fiore all'occhiello qua a Rosolina. Sì. Che dire, i Creedence si sono sciolti a fine anni 70, era il gruppo più rappresentativo di quel periodo, Woodstock, Insegna, eccetera, 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 però un chitarrista ha riesumato questo gruppo con questo nome nuovo. Sì, questa storia sa un po' di mistero, ma qualcuno dice anche che è qualcosa di inventato. No, allora, la storia è che il gruppo dei Creedence Clearwater Revived, noi abbiamo la fortuna da 15 anni di seguirli per l'Italia, i Balcani, l'Europa del Sud, ed è un gruppo l'unico che porta in Europa questi suoni, queste atmosfere, perché John Guitar Williamson negli anni 90, dopo aver avuto modo di conoscere Tom Fogerty, che poi è morto nel 90, insomma, è lui che era stato un chitarrista di grandi gruppi, ha capito che c'era bisogno di far sentire veramente live quello che era stata una cosa epica da Woodstock in poi. E quindi, seguendo anche questo suggerimento, insomma, tra artisti si colgono anche i desideri, le cose, insomma, ha trovato degli altri super musicisti. Adesso vedremo già questa sera con Wally Day, un bel barbuto, che loro scherzano sul palco e dicono è un batterista di 93 anni, in realtà ne ha 75, ma insomma, li porta bene, suona bene, insomma, sono tutti attempati, tranne il cantante, che è entrato nella band 4 anni fa, dopo che il precedente ha avuto dei problemi di salute. C'è stato un anno di ricerca di un cantante che ha assolutamente superato la prova, perché ha una voce diversa dal precedente, ma ha un carisma anche lui, è un grande chitarrista. Have you ever seen the rain?